Cambiamo argomento, parliamo di progetti e piani per un paese che invecchia. E Italia Longeva è il nuovo network nazionale nato da Ministero della Salute, Regione IRCA e presentato in Ancona dal ministro Renato Balduzzi, che ai nostri microfoni, tra l'altro, smentisce l'arrivo di nuovi ticket sanitari, anzi pensa alla riduzione di quelli esistenti. Maria Francesca Alfonsi. Dal villaggio sociale, la prima sperimentazione italiana che sarà realizzata a Sant'Angelo in Lizzola, ai farmaci monodosi recapitati a domicilio fino alla lavatrice intelligente. Tutti i progetti per i diversamente giovani, gli over 65 cittadini dell'Italia che invecchia, con la Germania il paese più anziano d'Europa, ma vuole farlo in un attivo benessere. Progetti di Italia Longeva, il network nazionale sull'invecchiamento di Ministero della Salute, Regione Marche e IRCA. Network presentato da esperti di tutto il mondo, da gerontologi a informatici, in una 2 giorni ad Ancona, capoluogo dell'area più longeva dello Stivale. Che cosa significa in concreto servizi, tecnologia Italia Longeva? Significa che i longevi devono avere una diversa organizzazione della casa, un'architettura nuova, nuovi impianti che tengono conto delle loro esigenze, perché spesso in quella fase della loro vita perdono alcune funzioni, quindi la tecnologia li deve aiutare, l'organizzazione di spazi deve essere appropriata, quindi architetti, impiantisti, ingegneri, imprenditori, sociologi Quindi devono nuove professionalità? anche, ma soprattutto nuovi prodotti e nuovi servizi. Pur nell'era della crisi, dice il ministro Renato Balduzzi, il sistema di welfare non diminuirà se si proseguirà nella strada del sobrio controllo della spesa. Se si riuscirà ancora di più a capire che il problema non è tagliare, ma riqualificare, riorganizzare, quindi togliere quei fattori che fanno spendere di più senza però dare servizi maggiori e migliori, io credo che la sanità italiana possa tranquillamente confermarsi come una delle migliori sanità mondiali e dunque concorrere all'Italia longeva. Non ci saranno nuovi ticket? Non ci saranno nuovi ticket, se per nuovi ticket si intende ulteriori rispetto a quelli già decisi l'anno scorso a luglio dal Parlamento. Non solo, ma noi stiamo cercando di vedere come attenuare l'impatto, cioè rimodulare la compartecipazione alla spesa per attenuare l'impatto di questi 2 miliardi.